mi sembra particolarmente importante questa assemblea dei centri di servizio che si tiene in un momento, come dire, molto, una crisi, qualcuno la chiama epocale, comunque una crisi che non è solo economica, ma è culturale, è di senso, è di spirituale, è tante cose insieme. E porsi il problema del cambiamento, mi sembra il discorso che comunque ci dovrebbe vedere tutti al lavoro. E io credo che i centri di servizio sono, e questo lo sappiamo bene tutti, sono un grandissimo patrimonio del volontariato italiano, hanno fatto molto in questi 21 anni di esistenza e mi sembra che siamo anche arrivati a un punto, vorrei dire, di svolta, di maturità, in cui tutte insieme, organizzazione di volontariato e organizzazione dei centri, coordinamento dei centri di servizio e organizzazione dei vari centri, ci dobbiamo chiedere quali cambiamenti fare insieme per essere sempre di più a servizio davvero. E questa è la vocazione tipica, direi la, veramente l'ontologica del volontariato. Io credo che dobbiamo, come organizzazione di volontariato, sempre di più sentire la necessità di lavorare insieme. Lavorare insieme significa veramente trovare un rapporto di fiducia, di impegno. La conoscenza in questo aiuta, ma bisogna avere anche proprio la volontà di lavorare insieme superando quelle che possono essere, come dire, anche autoreferenzialità, che possono essere anche giuste in parte, ma se si esagerano diventano assai negative. E credo che siamo chiamati a, proprio come volontariato, a dire il nostro, a far sentire la nostra voce, a farla sentire in tutte quelle occasioni in cui vengono calpestati i diritti dei più deboli, vengono messi comunque in discussione. Le occasioni sono estremamente numerose, dobbiamo avere secondo me più coraggio, più impegno, più responsabilità per prendere quello che ci appartiene, non a noi organizzazione di volontariato, perché noi non siamo una, come dire, un gruppo di potere, siamo però una realtà a servizio e dobbiamo davvero impegnarci perché questo servizio avvenga nel migliore dei modi e sia sempre di più proficuo per gli altri. Quello che possiamo anche e che dobbiamo dirci è che oggi abbiamo anche una serie di nuove sfide, ci sono nuove povertà che si affacciano e che si accompagnano a quelle antiche e tutto questo ci chiama a impegnarci sempre di più e sempre di più insieme, insieme organizzazioni di volontariato, insieme con i centri di servizio, insieme con le fondazioni bancarie, insieme con tutti coloro che vogliono fare questo cammino con noi.